Allora, una riunione fiume, sta la giunta intensa. Adesso è il momento di comunicare un po' quelli che sono stati i riscontri qui in questo appuntamento che avete convocato con i tifosi della città. Sì, noi siamo stati convocati come società oggi dal comune proprio per parlare dei problemi del Puttigli. Abbiamo parlato sia con l'ingegnere che con il direttore dei lavori, i quali ci hanno spiegato la causa dei ritardi della consegna, e questo è stato dovuto dal commissariato che ha preteso l'ampliamento della videosorveglianza. Quindi altri tempi, l'azienda che stava lavorando è andata via per avere autorizzazione e quant'altro, e ci hanno detto che per il 14 di novembre dovrebbero consegnarci lo stadio. Questo è stato avallato anche dal sindaco Cannito, il quale ha detto che ci firma una dichiarazione come il 14 di novembre ci danno lo stadio. Noi come società dobbiamo incontrarci e valutare un po' questo incontro. Dopodiché sicuramente faremo l'iscrizione al campionato, dopodiché faremo sapere i nostri obiettivi. Noi rimaniamo, da quello che ha detto il sindaco, mi spiace non aver partecipato. Quello che dice il sindaco e che ha detto il sindaco è un'accusa che a noi non sta bene come società. L'unica cosa che voglio ribadire è che come società noi abbiamo promesso e promettiamo di iscrivere la squadra, però in queste condizioni non promettiamo più nulla, ci prendiamo una settimana di riflessione e decidiamo il da farsi tutti insieme. Non voglio aggiungere altro perché si è detto troppo e tanto si è detto a vuoto, quindi non ho altro da aggiungere per il momento. Precisamente a un controllo del commissariato hanno trovato una irrilevanza nel sistema di sorveglianza, quindi hanno bloccato i lavori dicendo di ampliare il sistema di sorveglianza e quindi si è bloccato tutto e ora sono fermi da quasi 2 mesi. Hanno avuto adesso l'autorizzazione per permettere queste telecamere esterne allo stadio. Il Comune ha chiesto 308 mila euro per questo ampliamento della videosorveglianza. Abbiamo parlato con l'ingegnere del CONI e con il direttore ai lavori, il quale ci ha detto che entro il 14 novembre ci danno lo stadio. Naturalmente, abbiamo chiesto al sindaco qualcosa di scritto e lui ha detto che è pronto a firmarci una dichiarazione come il 14 ci danno lo stadio. Noi come società, come diceva il presidente, su questo incontro dobbiamo un attimo riflettere. Sicuramente andremo a iscrivere il Barletta al campionato, però gli obiettivi non li possiamo dichiarare adesso se non dopo un incontro in società e credo che tra 8-10 giorni saremo più chiari per quanto riguardano gli obiettivi del Barletta del prossimo campionato. Credo che forse per la prima volta il Barletta rischia veramente di giocare con i ragazzini il prossimo anno. Loro sono fin troppo brave persone, io non l'avrei neanche iscritto, perché iscrivere la squadra significa dare visibilità anche a chi governa la città, no? E credo che questi signori in questi anni hanno dimostrato di avere una certa credibilità, se la sono conquistata credo sul campo, perché se il Barletta non ha mai avuto un'avvertenza, nessun fornitore avanza un euro, vuol dire che il merito è solo di queste persone. Qualcuno ancora non ha appreso che dopo anni il Barletta è una società seria e molto probabilmente per la prima volta nella storia dovremo giocare con i ragazzini, come è successo qualche altra volta in qualche altra piazza, a prendere 8-10 gol a partita. E mi auguro che poi la gente, i veri tifosi, non vengano ad addebitare queste responsabilità a queste persone che sono qui stasera e che ci hanno messo non le chiacchiere, ma i soldi in questo progetto. Questo è un progetto secondo me che aveva un'importanza davvero vitale per questa città. Però qualcuno ancora non ha capito cosa si sta facendo e cosa si sta pensando di fare. C'era stato anche qualche imprenditore importante
non posso fare i nomi perché il presidente ancora di qualche società di Serie D che aveva espresso la volontà di avvicinarsi a queste persone per garantire un futuro ancora più roseo a questa, al blasone della nostra città. Però ancora stasera vedo che siamo scesi dal comune con il morale sotto i tacchi. Mi aspettavo risposte diverse dopo che da 3 anni a questa parte si erano date date quasi certe della riapertura del Puttilli. Fare questa conferenza stampa qua non è stata giusto per, ma per far capire che il Barletta ha bisogno della propria casa come lo fanno un po' tutti e non di sperperare i soldi nei vari centri sportivi, soldi che possono essere reinvestiti nel settore giovanile, in un'organizzazione migliore. Ma evidentemente o non siamo graditi, perché c'è anche da pensare questo, oppure c'è tanta incompetenza a portare a termine questi lavori. Mi dispiace dirlo, ma da ex capitano, da tifoso di questa piazza, oggi sono davvero triste perché credo che la storia del Barletta sta arrivando al termine. Nel centenario, tra l'altro. Nell'anno del centenario. E questo è un aspetto importante da sottolineare. No, io non ho più niente da dire, credetemi. Dopo la delusione di 2 settimane fa, mancava solo quest'altra mazzata a farci rendere conto che forse è ancora più dura di 2 settimane fa, perché la società rischia veramente di sparire per la prima volta. No, ma io voglio aggiungere, è stata invitata l'amministrazione a riguardo, non si è presentato nessuno. Quindi perché il sindaco non è venuto in questa situazione, in questa circostanza a dire ai tifosi del 14 novembre? Dovevamo dirlo noi alla popolazione.